prendendo proprio la proporzione con il bianco, che ha le stesse caratteristiche. Il bianco è leggermente più stretta la canna di transito, ma fondamentalmente la norma prevede, e qui io sono d'accordo, è giustissimo, che ci siano questi luoghi sicuri, queste possibilità di accesso a un luogo in cui mettersi in salvo ogni, adesso non vorrei sbagliare, ma 150 metri mi pare sia la distanza voluta. Nel Freius non ci sono tutti questi, ce ne sono 8 su metà tunnel mi pare, quindi comunque sono più distanti. È evidente che se uno deve poi farsi un chilometro a piedi per trovare la salvezza, difficile che ci possa arrivare, ma si poteva fare, la cosa che era imposta era quello che è stato fatto a Bianco, sono stati fatti questi rifugi, un cunicolo per uscire a piedi sotto il traforo. Nel nostro caso il traforo del Freius ha l'accesso da questi luoghi sicuri che ci sono già al cunicolo dell'aria sopra la galleria, che garantisce la possibilità di evacuare, per cui sarebbe stato necessario fare solo i luoghi sicuri. Fare i luoghi sicuri ci è stato spiegato che diventava il fatto che si sarebbe dovuto interrompere addirittura il transito per certi periodi, perché bisogna intervenire dentro la galleria, spaccare delle pareti, fare delle cose. Allora la scelta è stata quella di fare una galleria di sicurezza. Il comune di Bardonecchia, per fare l'interesse del territorio, in questo momento, e poi vorrei anche non parlare solo dell'aspetto tecnico, in questo momento cosa potrebbe dire a SITAF e cosa potrebbe dire ai governi che in questo momento vogliono fortissimamente questo tipo di sicurezza sul Freius? Cioè qual è, voglio dire, i termini, no? Che cosa un'amministrazione potrebbe... Sì, continuando un po' il discorso che stavo facendo prima, perché stavo arrivando a quello che, come dico, proprio per sommi capi, è quello che ha fatto il comune di Bardonecchia, e quindi quello che magari adesso, perché stavo arrivando al fatto che era stata progettata in un progetto preliminare, prevedeva una galleria da 4,80 m esclusivamente per i mezzi di sicurezza. A questa il comune di Bardonecchia aveva dato un parere favorevole, pur non essendo coinvolto con possibilità di veto o di... però aveva dato un parere favorevole. Il comune di Bardonecchia ha poi invece chiesto anche delle consulenze per andare proprio un po' sul punto tecnico, quando nel progetto definitivo è stata presa da 8 metri, nella quale tra l'altro resta l'espressione del comune di Bardonecchia che dice nel 2005 mi pare, con una delibera di consiglio comunale, dice: noi non siamo contrari alla sicurezza, ma siamo contrari a questa galleria, perché è evidente che una galleria è fatta per diventare anche di transito. Avevamo usato del cavallo di Troia, che era il cavallo di Troia di una galleria da 8 metri di sicurezza per poi diventare galleria di transito. Quello che deve fare il comune di Bardonecchia dovrebbe fare intanto mettersi insieme al resto del territorio, perché poi ricordiamoci che il comune di Bardonecchia è dove si fa l'opera, ma il transito, i camion passano giù la valle, e qui l'appoggio della comunità montana, adesso la comunità montana poi sparirà, ci sarà l'unione dei comuni, ma diventa una cosa forte, altrimenti è chiaro che il comune di Bardonecchia singolo, il doppio transito ad oggi non è che ha quella, se poi uno va a vedere addirittura le statistiche, il tratto dei 13 km del Freius è uno dei più sicuri della rete autostradale italiana, perché basta prendere le statistiche degli incidenti, mortali, quello è un tratto che è controllato, controllatissimo, ci sono le squadre di pronto intervento, cioè, e ancora di più adesso appunto con questa situazione che attendendo la gara di sicurezza ha portato a una soluzione anche molto utile, che è quella di avere una maggiore presenza di squadre, una maggiore, mi è piaciuto molto in quest'ultima cosa, è che lui diceva adesso si parla che ormai sono i tecnici che devono, è un governo tecnico come quello italiano, un tecnico come il ministro Passera o come Monti, vanno lì e dicono sostanzialmente le stesse cose che poteva dire Berlusconi o un altro, senza approfondire, senza dare un senso. Questa è la parte che a me preoccupa di più, cioè io mi aspetterei da dei tecnici, se non altro, di avere dei dati, delle spiegazioni, dei motivi che certifichino in maniera inconfutabile. Perché poi questa cosa è stata fatta passare appunto per gradi, per cui non, se si parlava in quel momento di discutere, di separare i traffici,
l'argomento non era preso in considerazione, perché la stessa SITA fa la conferenza dei servizi e dice impossibile una canna di quindi, transito quindi ad oggi. Non è stato un punto, non c'è stato un punto di discussione sul merito no, tecnico del doppio transito. Sul doppio transito aperta no. 8 metri, neanche sul quando doppio, è cambiato. No, perché quella era galleria di sicurezza. Da 4 metri, ma quando anche da 8 decide... metri, anche da 8 metri era di sicurezza. Ma è lì che sta il. Cioè, in certi casi uno si sente addirittura preso in giro, no? Perché nella conferenza dei servizi la spiegazione del fatto che la galleria diventava da 8 metri rispetto ai 4,80 di prima era dovuta al fatto che c'era anche dato di disegnino che due camion dei vigili del fuoco si dovevano incrociare nella stessa galleria e gli specchietti dovevano toccarsi e se il vigile del fuoco mentre andava fumava anche il sigaro aveva il gomito fuori non doveva rischiare di... ma veramente queste erano cose ed è questo però in quel momento è stata proprio con il metodo è stato quello di dire no, di transito non se ne parla, questa è galleria di sicurezza. Quindi quando noi abbiamo detto no, ma questa è evidente che per arrivare a una galleria di transito ci si bloccava di nuovo dal punto di vista tecnico, dove SITA diceva no, le norme attuali prevedono che una galleria di transito deve essere minimo di 11 metri. Adesso di 8, guarda caso, diventa di transito. Allora sono queste le cose che fanno sì che sia un percorso, quando parli di serietà in questo percorso non ce n'è, non c'è se la serietà è quella di prendere una decisione e dire il Freius deve essere alle linee, serietà. Allora portiamo un progetto che dice il Freius diventa due gallerie di transito fatte fin con tutti i carismi, si fa la lotta che si deve fare ma alla fine invece no, si è scelta questa soluzione di dire no, la facciamo di sicurezza piccola, poi la facciamo di sicurezza un po' più grossa perché è più sicura, ci passano, vanno meglio.